compresa che cosa abbiamo detto, questo è importante. Diventa sempre più trasversale il tema della sostenibilità, un concetto che ormai coinvolge diversi settori, dalla politica al mondo dell'impresa. In molti casi però la diffusione nella cultura di massa della sostenibilità non coincide con una cultura e una pratica reali. La scuola svolge quindi un ruolo fondamentale per evitare che la sostenibilità diventi soltanto un'etichetta vuota. I giovani sono sempre più sensibili sul tema, consapevoli che la sostenibilità non riguarda solo l'ambiente, ma anche l'economia e la società. Diciamo che fondamentalmente, se lo vediamo dal punto di vista della pubblica amministrazione, la sostenibilità significa venire incontro ai cittadini affinché cambi, sia un cambio di passo. Se lo vediamo rispetto al tema dell'impresa, l'impresa sostenibile è quella che rispetta dei canoni che non sono codificati, ma che sono nel DNA di una società che punta al futuro e che deve capire un concetto, che le risorse del pianeta sono scarse e vanno preservate per le generazioni future, altrimenti non c'è partita. Da un punto di vista diciamo amministrativo, ci sono delle realtà che si stanno muovendo in questo ambito. Io direi che va bene il ragionamento dell'amministrazione pubblica come ente, diciamo, più vicino al cittadino, perché è l'ente più prossimo, però indubbiamente c'è bisogno di una convergenza in termini di area vasta. Oggi noi ci troviamo, io mi trovo nell'agro nocerino, che è una realtà, come dire, fatta da più comuni, in cui in realtà bisogna ragionare in termini oggettivamente aggregati, nel momento in cui un comune subito dopo confina con un altro e quindi il problema del servizio diciamo si pone. Rispetto a quello che è il tema dell'impresa, l'impresa per definizione deve essere sostenibile. Spesso le imprese attuali praticamente operano attraverso le certificazioni verdi, per cui già con la certificazione verde si allineano alle direttive europee. Ma il processo non è semplice, perché è necessario che tutti i vari stakeholder, i portatori di interessi operino sulla stessa strada. Dicevo prima ai ragazzi che le varie crisi, pandemia, crisi ucraina, crisi energetica, guerra di Gaza e crisi energetica che purtroppo si sta definendo, crea degli stop and go, ma non puoi fare diversamente per il ragionamento che facevamo prima. Noi alcuni anni fa mai avremmo immaginato che sui treni non si fumasse, mai avremmo immaginato che la pelliccia di visone fosse messa da parte, ma in Italia questo non può succedere. È successo, nessuno più fuma e siamo diventati tutti più rispettosi degli animali, più ecologisti, come è giusto che sia. Credo che il processo sarà un po' lento, avrà degli stop and go, ma io credo che nell'arco di qualche anno sarà irreversibile. Quello che adesso può sembrare ancora diventerà talmente naturale che diranno quel vecchietto di Giovanni Moccia che l'ha detto qualche anno fa, in realtà probabilmente non faceva altro che dire qualcosa che deve essere sempre più detto da molti. È una via obbligata comunque. Irreversibile.